Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Continuiamo la nostra saga con Project Wunderwaff. Ok, vi ho spaccato i timpani, scommetto. Allora, l'obiettivo è massimizzare la produzione di pietra, quindi estrarremo molta più pietra e faremo molte più fabbriche, perché quella che ci serve di più mi sa che è questa, perché abbiamo avuto molte difficoltà su estrarre questa. E poi vediamo se possiamo ancora estrarre sempre più roba e naturalmente dobbiamo fare più posti, più camerate. Naturalmente vi auguro un buon anno a tutti, spero che abbiate passato delle buone feste e che avete mangiato un bel po'. Spero tanto che vi siete sbavati tutto quello che c'era da sbavare. Allora, vediamo un attimo. Noi andremo a fare un tunnel qua, così andiamo a prenderci questa pietra e ci andiamo ad estrarre, se mi ricordo dove erano i materiali, production line, miniera, questa qua. Ok, naturalmente compare sempre sto cavolo di tutorial, non so perché. Dopodiché andiamo a fare infiniti, no. Allora facciamo un po' di produzione di pietra, così aumentano. 2, 3, 110, ok. Nella ricerca siamo al tier 2. Questi vogliono sempre più roba. Uranium. L'uranium lo prendiamo, l'uranium. Questa è morta, questa qua. Questa è morta. Non c'è più niente da prendere qua. L'uranium, dov'era l'uranium? Gold. E mi ricordo che l'uranium lo prendevamo. Se è il massimo del zoom out. Gold. Iron ore. Non c'è più. Signori, si sono fregati l'uranio. Bene, è stato bello. Non c'è più. Bene, signori, l'uranio non c'è più, è stato bello. Adios muchachos, questa è la ferro soprattutto, coal, ferro, copper, oro, questo è gigante. Ma qua c'è... Eccolo qua! Cacchio, dobbiamo andare là. Quindi dobbiamo scendere con l'elevatore. Però ci rubiamo questo. Mi dispiace, c'è il gold qua. Scusate. Ma se noi facessimo una roba del genere, poi mettiamo l'ascensore qua. Qualcosa dobbiamo distruggere qua. Oppure scendiamo da qua. Io direi di scendere da qua, salire, fare un tunnel così, esatto, questo qui si poteva rimuovere un tunnel fatto, no, lo costruisce e poi lo rimuove, va bene. E facciamo così. Tanto lui costruisce questo. Scendiamo giù e qua ci andiamo a pioppare una bella miniera. Dov'è la miniera? Non è questa. È questa. Così. Pam. 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 Vai. Pam. Bam. Bam. No. Non bam. Dobbiamo aspettare che costruisce tutto questo. Una volta fatto questo, questa cosa c'era qua? Pietra. Ok, ha costruito, ha bisogno di persone che ci lavorano, ce ne mettiamo 5.
E poi dobbiamo andare a prendere. Facciamo così. Dopo costruiremo qui un bel po' di oro. E ce lo andiamo a prendere. Anzi, direi scusate la telecamera veloce. Ci andiamo a prendere un po' di oro subito. Facciamo 3. Qua ce ne facciamo 2 di uranium. E sotto abbiamo ancora oro. Perché l'oro ci fa espandere la popolazione, ci dà il cibo per fare l'espansione, bla bla bla. Se non mi ricordo male. Perfetto. Ne piazzi 5 qua. Qua ne piazzi 2, perché poi ne voglio piazzare almeno 2 qua. Così abbiamo l'uranium. Una volta fatto questo, andiamo qui. 1, 2, 3, 4. E costruiamo workers che chiedono infatti gold. Gold, gold, pipi, pipiri, pipiri. Che era una canzone vecchissima degli anni 80. Ok. Questo sta costruendo. Ok, sì, c'è l'operaio che prende ammazzate e un tavolame. Ok, fatto. Vabbè, ha saltato perché era contento di gioia di averlo costruito. Adesso perché non me lo fa costruire? Ah, food ration. Ok, dobbiamo fare un po' di razioni di cibo. Magazzino, ci siamo. Le razioni di cibo, vi ricordate dove erano? Perché non me lo ricordo. Steel mill, production line. Dove le facevamo le razioni di cibo? Worker. Worker. Ah, worker. Sì, infatti, worker. Questo fa il gold. Che direi di farne 20. E le razioni di cibo non mi. Miniera. Queste sono le warehouse. Non mi ricordo più dove si facevano le razioni di cibo. E nel frattempo è arrivato il nostro trenino che ci scarica altre risorse. Allora, questo non è, questo non è, questo non è, che ci fa altra roba. Weapon, 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 weapon e weapon. Non mi ricordo dove si facevano le razioni di cibo, signori. Help! Allora. Ma era una fabbrica la razione di cibo? Vediamo. No. Efficient food processing. Dovrebbe essere questo. No. Ah, wood, no food. Ok, non è questo. Qualcosa mi dice che. Io mi ricordo che il cibo si faceva con l'oro, in qualche modo. L'unico modo per sapere com'è il cibo era una roba del genere, vediamo. Perché qua non ce lo dice. Ah, energia meno 55, attenzione, energia meno 55, danger, danger. Stoppiamo un attimo il laboratorio. Meno 5, stoppiamo un attimo questo. Ok, energia, ci serve subito l'energia. Quindi acqua. Cacchio, ci manca. No, energia. Perché sto a zero? Oh, ma che sta Dio? Perché si è stoppata totalmente l'energia? Ma che è un bug? 0 di. Era 1000 2 secondi fa. Cioè, scusami, eh. Queste sono. Water pump. Power generator. Sto coso. Che. Power generator.
Perché 0? 1, 2, 3, 4, 5, 95. Ma che cacchio è successo all'energia? Aspetta, vediamo, facciamo così. Ah, ecco. Ho la 185, 280. E l'acqua, ok, adesso gli diamo l'acqua. Ma l'acqua ce n'ho più 53, quindi non dovrebbe fare questo difetto. Ok, facciamo le pipe. Io però ho un problema, cioè non riesco ancora a ricordarmi i segni. Nonostante ci giochi già da un po', io ho... Eccole qua le pipe. Purtroppo non mi ricordo i segni. Ora facciamo 20 pipe. Quindi direi di farne anche di più. Iron spool. Iron spool è questo. No, questo è iron plate. Cable. Steel con l'iron spool. Ok. Va bene. Rebar, cemento, cemento. Ok. No, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi, cemento, infatti questo vuole cemento. Aspettiamo, velocizziamo per il cemento. Piripollo. Vai. Build pa, 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 pa. Cemento 20. Ok, togliamo questi. No, vabbè. Ah, eccole qua le food ration. Eccole qua. Era appunto, io mi ricordo che si facevano con è questo qui. Si facevano con l'oro. Non so perché le razioni si fanno con l'oro. Mangeranno oro a colazione questi qua. Adesso fabbrica il cemento. Bustiamo un attimo. Peccato che non si può bustare con i numeri 1, 2, 3, ma semplicemente con questo va bene. Facciamone qualcos'altro. Ok, e facciamo tutta la pietra che possiamo fare adesso. Ok, allora B, acqua 1, successo, grazie. B, acqua 1000. Adesso siamo di nuovo a 1000, quindi è il cap, il massimo 1000. 800 di acqua, non so perché prima è andato in stasi, mi dava 0, eh. Cioè, se qualcuno sa perché o gli è capitato. È zero di acqua. È zero di acqua. È acqua. Ok. Allora, andiamo giù. Questo ha scavato. Qua ci andiamo a mettere due persone. E qui altre tre persone. Andiamo su. E andiamo a metterci qui fuori 70 di food ration. Quante ne ho? Beh. Facciamo 4 food ration, ne ho 70. Perché non me lo fa? Ah, adesso lo fa. Ok. Via altra popolazione. Naturalmente mi serviranno altri 70 di food razioni. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Tanti di oro non lo estraiamo, ce la facciamo, ok. Ok. Abbiamo fatto anche questo, che poi potremmo anche upgradarli. Facciamo
Facciamo così, un upgrade qui e un upgrade qui. Così abbiamo più popolazio. E una volta che abbiamo più popolazione, noi andiamo a fare. Questi sono oro. Esatto. Questo è già a 5 di 5 e questo lo portiamo a 5 di 5 e 5 di 5. E abbiamo 9 posti disponibili. Questo non viene scavato. Perché? Perché non viene scavato? Scusa, tunnel, tunnel, ascensore. Vabbè. Proviamo a fare un altro tunnel. Perché questo qua lo sai perché? Perché io l'ho sbagliato, ho messo il tunnel sicuramente, non l'ascensore. Eh sì, ho capito cos'è l'errore. Dobbiamo fare una cosa del genere. Qua non mi fa scavare. Allora, io metto questo qui. Ho capito perché. Vabbè, faremo così. Remove, remove. Rimuovi ancora. Vai di nuovo. Spacchiamo tutto. Bah, onestamente questi tunnel ce li possiamo anche tenere. Questo ce lo prendiamo. Qui abbiamo l'iron. E ce lo prendiamo. Ok. Produzione miniera 1 e 2. Aspettiamo che questa finiscano. Ok, perfetto. Facciamo così. Gliene mettiamo 5 di qua. Stai fermo con la camera. E 4 di qua. Ok, ci abbiamo fatta. Adesso ragioniamo su come espanderci. Allora, vediamo un attimo. Automazione del mining. Lo possiamo cercare. Ottimo. Questo vuole scienza di 200 e gold, ce l'abbiamo. Dovremmo averceli. Computerizzazione e officer. Allora. E arriviamo al tier 3, perfetto. Ottimo, perfetto. Allora, nel frattempo noi ricerchiamo anche. No, 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 no. Ah, su una larga area. Questa ci interessa. Signore, ci interessa. Allora, io ringrazio comunque Claudio Cavallotto del commento che ci ha delucidato un po' di più su il gioco. E infatti ci ha consigliato appunto di costruire molte più miniere di cemento, miniere di pietra per raccogliere più pietra possibile perché è la risorsa quasi primaria. E infatti adesso andiamo a fare così. Naturalmente ha spoilerato anche un po' il finale, lì un po'. Però va bene lo stesso, però ci ha dato dei preziosi consigli su alcune strategie di gioco. Allora. Se l'Advanced Mine. Perché me lo fa partire sempre dall'inizio? Non capisco. Ok, Advanced Mine ce l'abbiamo, scusa, eh. Voglio vedere allora a cosa serve. Laboratorio, dov'è? Produzione. Advanced Mine. Scava ancora più a fondo le miniere, entrambe le tecnologie avanzate ed effettiva. Ok. Weapon production line e steel mine. Ok. Questa qua richiede iron plate e prefabbricate walls.
Le prefabbricate Walls sono qua e arriveranno a breve. L'iron plate si facevano. Non era qua? Iron plate. Dall'iron spool. Ne facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vediamo un po'. 7, ne vuole 5, quindi a sto punto 1, 2, 3. E queste qua le vuole prefabbricate fuori, ne vuole 8 pezzi. 8 pezzi prefabbricate walls, noi ne facciamo 5, 10, 20, 25. Ok, velocizziamo il tutto per averceli prima, perché sono curioso di quanto scava di più e di quanto sia grande. Ci siamo, almeno una l'ha fatta, credo. Sì. Andiamo in play normale. Nel frattempo questo me lo porta sempre a zero, mi dà fastidio. Resource recovery. Ah, aspetta, forse abbiamo ancora la scienza spenta. Mannaggia. Ok. Output +80, dobbiamo stare attenti, un po' attenti a questa cosa qua. Warehouse logistic. Flamethrowers e Panzerfaust. Ok, facciamo la resipe. Questa la cerchiamo. Allora, B. Ah, cacchio, a saperlo la mettevamo qua. No. A sto punto possiamo fare... Se si sta fermo ogni tanto. Non si poteva distruggere una miniera? Che mi ricordo che si... Ah, ecco, appunto. Facciamo così. Rimuoviamo. Sì, va bene. E... rimuoviamo anche questa. E ci andiamo a mettere un'avanzata. Un'avanzata miniera. E la vediamo in costruzione, perché non l'ho mai vista. Aumentiamo. E ci siamo. Un lavoratore? Ma... ma che figata! Un worker solo. E scava velocissimamente. Attenzione, guarda quanto scava. Più veloce rispetto alle altre. Stai fermo un attimo. A sto punto... io direi di rimuovere anche questa. Rimuovi e ci andiamo a mettere subito una di queste. Dammela però. No, questo vuole i cavi. Damn. I cavi, cavi. Cable. Uno. Quanti ne vuole? 60 metri. Due e tre. Boost. Ecco, adesso ci manca qualcosa. Sicuramente il cable spool. Allora, il cable spool dove si faceva?
Iron Spool. Dove cavolo voi finiti? Dove si faceva il cable spool? Non si può fare, dobbiamo aspettare che arrivi lui, il treno. Cable spool e copper spool. Legno, eccolo qua. Dimmelo subito che si fa là, no? E poi questo. Molto probabilmente ne avremo bisogno di altri, e quindi direi di farne 1, 2, 3, 4 e 5. E ci siamo. Poi lavoratori ne abbiamo 4. E a questo punto di lavoratori. Allora, vediamo un attimo. Cantina. Ce l'abbiamo la cantina? Ah, io non mi ricordo. Scientist. Ma questi. Ah no, scusate, i worker sono questi, sempre i cittadini, scusate. Tanto. Ok, questa cosa qua. Che cacchio era? Ah, è dove si fa la cosa. No, no, non mi interessa. Sarebbe questa. Ah, ok. No, non mi interessa. Dove si fanno le food razioni. Allora, Cable Spoon l'ha fatto qua. Sì, li sta facendo. Perfetto. Quindi andiamo qua. E facciamo produzione e ci prendiamo l'oro. Bustiamo 50% e 96, 98, 100. Gli mettiamo uno di personaggio che ci sta bene anche con l'italiano. Ci mettiamo un worker, un lavoratore e lui parte. Sembra un Panzer quello. Perfetto. Questa è una linea sola e adesso poi andremo qua. Quando noi riusciamo a prendere tutto da qua, tutto il coal, partiamo di là. Diciamo che come risorse ci siamo, eh. Ci siamo alla grande. Vediamo cosa possiamo ricercare. Perché lo zero sempre? Madonna mia. Allora. Cosa possiamo ricercare? La computerizzazione, better drive, better quality for a wide range of devices. Buono, perfetto, ricerca. Scienza 200. Ora, io vorrei metterci altri scienziati, però ho paura. Che ci frega tanta corrente. Vediamo, B. Allora. La produzione di scienza vuole dei cavi. Dei cavi che si facevano. Qua. 1 e 2. Se non sbaglio 20 metri dovrebbero bastare. B. Questo dovrebbe essere questo. Ci busta la scienza. Esatto. Cos'è che c'è? Iron plate.
L'iron plate non è qua. PPK, pistola, ammunition. No, dovrebbe essere questo gli iron plate, no? Iron plate 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Allora, dice, dai, abbiamo più 2,25, ok. Ora abbiamo aumentato a 2,25 la scienza. Lui ne voleva 2,20, quindi ce la possiamo fare. Questo cosa fa? È quasi un hotel. Officer quarter. Facciamo questa. Artiglieria, esplosivo, advanced water pump. Ah, per l'acqua, advanced power generator, perfetto. Tank component reinforced tier 3. E poi ci abbiamo un po' di strada da fare, ci abbiamo 35 giorni alla fine. Allora, vediamo se riusciamo a fare anche questo dopo di quello. E vai. La propaganda. Ah, almeno 10% di sabotaggio. Buono, buono. Advanced water pump. Io vorrei fare questa adesso. Tanti 190, dovremmo arrivarci a 200. 205. Ma mi ha detto più 15, prima era a più 10, giusto? Ci siamo quasi, eh? Advanced water pump, vai! Spediti proprio! E dai però, perché resetti sempre la tecnologia? Ok, B quarters, abbiamo adesso gli officer quarters. You need a rest in place for officer, mind treat them well. Food ration 70. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E facciamo gli officer. Che però worker soldier, non abbiamo tanto spazio, eh. Ce lo possiamo fare qua sotto. Distruggiamo un po' il nostro template, perché qui era quello. Lo andiamo a fare qua, gli ufficiali. Facciamo anche gli ufficiali. E dopodiché volevo vedere anche, per quanto riguarda le infrastrutture, l'acqua. Prefabbricate walls, se vuole 20 pezzi. 20 pezzi. Ce ne da 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 4 e 5, 1, 2, 3, 4, a 4 ci siamo a 20 pezzi, ok, perfetto, lo upgradiamo, perché possiamo permettercelo. Ah, anche i laboratori possiamo upgradare. E dopodiché possiamo ricercare. Ah, ok, questo qua lo possiamo ricercare, anche se onestamente non so fino a che punto ci possa servire. A sto punto prendiamo questa. Ci prendiamo più risorse. Eccolo qua. Questi sono gli ufficiali. Eh sì, 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 sono proprio ufficiali. C'hanno proprio la divisa da ufficiali. Ok. Ah, ma si muove. Vediamo se si gira e si vede la divisa dal davanti. Sì. Si slitta praticamente. Però vabbè. Oh, sì, si vede la divisa. Sì, si vede ben benino. Sì, ok. Quindi questo ancora deve fare prefabbricate walls.
Riceviamo la recip per fare l'esplosivo e bombolo. E una volta fatto quello, ok, dai. Abbiamo 2,40 di scienza, buono, che abbiamo upgradato, ottimo. Meno 10% di sabotaggio. TNT, andiamo a fare la TNT. TNT, TNT, TNT. Dove la facciamo la TNT? Bella sapersi. Shield in granate, Panzerfaust, carabina, MP, MP40, Mauser, PPK, pistola ammunition, weapon components. Non so dove si faccia la TNT. Non so dove si faccia la TNT. Allora, questo lo possiamo costruire. La Madonna! E a questo punto dobbiamo fare così. Stai fermo un attimo. Allora, B. Facciamo così. Se io faccio così, loro possono passare, no? Perché in teoria passano di qua a là, quindi... Facciamo un water pump. Dopodiché vediamo com'è il water pump gigante. Siamo a meno 5. Stiamo cadendo giù di corrente elettrica. Ok. Penso che sia questa. Ok. Siamo a meno 5. A questo punto ci serve, stoppiamo questo, ok, siamo a più 10, ci serve energia elettrica. Allora, energia elettrica, energia elettrica, advanced mine, advanced power generation, questa qua subito questa, subito questa. Aumentiamo subito, perché ci serve come il pane questa qua, perché sennò cadiamo giù e non abbiamo più corrente. Allora, B. Questa qua. Prefabbricate wall se ne vuole 20, li facciamo subito. Lui è fermo dove? Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai, busta. Ok, guardate questo pazzo che va avanti e indietro. Infatti c'è lui che smarmella. Falle. Cos'è che ti manca? Rebars. Dannaggia. Le rebars dove si facevano? Qua? Rebars. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vai, forse anche di più. Perfetto. Mentre lui fa quello, non ci fa le fabbricate walls, ok? Perfetto. Andiamo qua e ridiamo lustro alla nostra, al nostro bunker con
Giusto, no? Perché non lo mette? Perché non ha costruito questo? Perché ogni tanto non costruisce? Ogni tanto si bugga la costruzione. Facciamo subito la centrale super figa. Sta drenando tanta acqua. Adesso sta ritornando. Ok, 210, perfetto. Possiamo tirare su di nuovo l'acqua. Signori, lo upgradiamo? Lo upgradiamo. Più 2 e upgradiamo anche questo. Upgrada. Pipe, quante ne vuole? 10 metri. 10 metri di pipe. Pipe, 10 metri. No, metri ne fa. Va bene, buono, stesso, meglio. Ok, dai, l'ultimo, facciamo il pipe. Perfetto. Allora, upgrade. Adesso abbiamo più 260, più 201 di acqua, vediamo quanto arriviamo quando facciamo l'upgrade. Abbiamo più 360, più 176 di acqua. Perfetto. Diciamo che possiamo andare a ricercare. Vediamo un attimo. La Greenhouse o il Training Center? Va bene questo. Facciamo il Training Center. Ok, e subito. Questo cosa fa? Resip. TNT. La TNT, signori, non so dove si trova. Facciamo questa. Facciamo la warehouse più grande e la master warehouse. Che ce lo possiamo permettere. Tanti la scienza viene boostata subito e sale subito. Sono production line, produce tank, parte, other cool stuff. Forse qua dentro, vediamo. Advanced production trial. Nel frattempo ci cerchiamo questa che abbiamo più efficienza. B, allora. Infrastrutture, abbiamo la warehouse più grande. E la warehouse, ok, va bene. Che onestamente per adesso non ci interessa. Training center. Prefabbricate walls, ne vuole 8 pezzi. 1, 2 e 3. Poi advanced production line. Cavolo, cavolo. Cable. Che è questo? 2. Poi di questo ne vuole 1, 2, 1, 2, 1 e 2. E praticamente sarebbe l'advanced mine, no? Questa. Advanced production line. Che in teoria dovrebbe essere questa qua. L'avanzata di questa. Che vorrei provare e poi chiudere il gameplay alla costruzione di questa. Vediamo
Vediamo, prefabbricate walls, non ancora. Che poi non mi ricordo neanche quante ne vuole di prefabbricate walls. B, ne vuole 30 pezzi. Pezzi, ce ne abbiamo 19,5, quindi 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3 e 4. Nel frattempo, vediamo se qua possiamo ricercare qualcosa. Qua ci vuole la TNT. Chemical coso, però posso cercare tank components. Tank components e la chemical plant. Possiamo anche ricercarci anche questa. Contro i sabotaggi. Andiamo in play e andiamo in qua, B. Questo cos'è? Weapon production line, no. Dov'era produzione? Abbiamo la chemical. Advanced production line, che è immenso. E lo andiamo a fare qua. Non lo fa. Qui, non ce lo mette. Perché non lo vuole qua? No, gli piace. Se scavassimo. Aspetta, dai con questo menu qua, B. E se lo facessimo qua? Qua lo attaccato direttamente qua lo fa. Quindi a questo punto. Che cavolo sta facendo lui? No. Fammi vedere un attimo, zoom out, no, più zoom out di così non si può. Farei una cosa del genere. Un elevator. Potevamo andare anche più in qua, onestamente. Add alla produzione. Advanced production mine, dato che questa è la produzione, la e dai con sto exit che non è fatto con l'ESC, è tedioso. B, che cacchio sta facendo? Non lo so. Niente, si è impappocchiato. Ok, allora. Ok. Ho raggiunto il livello 3, va bene. No resource to dig dove? Qua. Però non mi spunta più il menu. Se non spunta più il menu. È un bel dilemma. Lasciami! Lasciami! Ok, va bene. Allora, va bene. B. Vediamo se la riusciamo a fare. Advanced production line, la facciamo qua. Non la facciamo qua. Ah, credo che bisogna riavviare il gioco. Mi dispiace, signori, ma si è incastrato da qualche parte e non ci fa più vedere il menu. No, qua ce lo fa. Qua no. Qua non gli piace qua. Ah, perché c'è la miniera. Dillo prima, no? Però qua non c'era la miniera prima, eh. Comunque, vabbè. Questa cos'è? Pietra. Vai, qua, ce lo fa fare. Finalmente possiamo costruire. Ok, vai, busta. E vediamo che cosa fa l'avanzatore. Soprattutto se ce la facciamo con l'energia e l'acqua, perché questo qua c'era un botto, no? 10 ne vuole operatori, ce li abbiamo.
cosa ci fa? Iron Plate, Engine e cannoni. Ok. Bene, signori, direi di stoppare qui il gameplay. Mi sono anche dilungato un po' troppo. L'unica cosa che io non ho capito come si fanno le TNT. Available the Weapon Production Line, Artiglieria Munition. Che dovrebbe essere Weapon Production Line, Artiglieria Munition. Forse ancora lo dobbiamo fare. No. Dovrebbe essere qua dentro la TNT, ma io non la trovo. Quindi se voi sapete dove sia, MP41, MP40, PPK, Pistol, Weapon Ammunition, a meno che mi sono perso qualcosa e non ci sto capendo più niente. Potrebbe essere. Lui dice... E no, lui dice che ricevo questo. Quindi dove si fa la TNT? Punto di domanda. Fatemi sapere nei commenti dove posso riuscire a fare la TNT per sbloccare quell'altra cosa. Qui hanno finito entrambi di scavare, ma lo vedremo la prossima puntata. Bene, signori, io vi ringrazio di cuore di essere stato qui con me. Di nuovo auguri per l'anno nuovo. Sono finite le vacanze per me. Spero che per voi continuino, almeno che così vi potete rilassare ancora un po' di più. Per supportare il canale vi ricordo un commento, un like. Se vi va, iscrivetevi al canale, appunto, per farlo crescere, in modo tale da poter condividere contenuti come questo o altri contenuti. Insomma, sapete cosa bisogna fare per supportare un canale. Non c'è bisogno che io ve lo dica ogni volta. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.